In questo video vi voglio parlare di alcuni prodotti beauty che mi hanno particolarmente colpito in questo periodo. Cominciamo subito. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è questa crema per le mani della Nivea. Solitamente non compro creme mani della Nivea, ma era in offerta al supermercato e quindi l'ho presa. Si tratta di una crema mani anti-età con Q10 e filtri UV. Sono 100 ml di prodotto e ha un costo di circa 2,30 euro. Che particolarità ha questa crema? Questa crema è profumatissima, ce l'ho anche adesso, idrata tantissimo le mani e soprattutto si asciuga immediatamente, cioè una volta spalmata le mani si asciugano subito ed è subito possibile riutilizzarle per toccare, per prendere le cose, per usare il telefono senza lasciare traccia perché si asciuga e le mani restano davvero molto molto idratate. È davvero ottima e se la trovate ve la consiglio. Passiamo al viso. È stata una scoperta secondo me fantastica, della quale sinceramente non mi aspettavo. È questa crema qui di una marca sconosciuta che mi ha regalato mia sorella perché forse lei non si trovava, comunque l'aveva eliminata e l'ha data a me. Io l'ho presa così alla buona e l'ho utilizzata. È una crema della marca Millennium Cosmetics, che sinceramente io non avevo mai sentito. La particolarità è che è una crema con bava di lumaca all'80%. Io avevo provato alcuni campioncini che avevo ricevuto in omaggio di creme alla bava di lumaca, ma non avevo mai fatto un uso continuativo. La particolarità di questo prodotto è che idrata e rinfresca e liscia tantissimo la pelle. Si tratta di un gel perché la crema è trasparente che va applicata sulla pelle pulita e asciutta e spalmata come tutte le creme, insomma. All'inizio sembra che sia appiccicosa, che non penetri bene e quindi lascia un po' perplessa, ma una volta che viene massaggiata, richiede un lungo massaggio. Si ha subito la sensazione di una pelle super liscia, super idratata, super fresca e dà proprio la sensazione di distensione delle rughe. Tra l'altro avevo anche dei brufoletti e durante la notte questi brufoletti si sono seccati e la mattina dopo la mia pelle era ancora idratata e fresca. Si tratta di 50 ml di prodotto, quindi molto poco, ha un erogatore un po' particolare. Questo è l'erogatore, ma non so se riuscite a vedere dalla fotocamera che qui, anzi qui, mano a mano che viene utilizzato il prodotto, la pompetta va su e quindi praticamente l'ho quasi finita. E questo mi dispiace un sacco perché mi sto trovando veramente benissimo. Io vi consiglio, se conoscete questo prodotto, io sinceramente non lo conoscevo e andrò a vedere sul web di trovare qualche informazione in più perché mi è piaciuta veramente tanto. Sto guardando dove è fatta e viene fatta a Thiene, in provincia di Vicenza, dalla marca Millennium SRL. Ha anche un sito internet che andrò sicuramente a guardare. Quello che dice dietro, adesso magari vi faccio. Se volete farvi un fermo immagine, quello che dice dietro è applicare sulla pelle pulita e asciutta facendo dei piccoli massaggi fino al totale assorbimento. Ed è proprio quello che vi ho detto io. Sembra che non penetri mai, ma voi dovete continuare a massaggiarvi il viso fino a che la pelle non sarà liscia come la seta. È fantastica, mi è piaciuta tantissimo e quindi ho deciso di parlarvene e di consigliarvela. Altro prodotto sempre per il viso che ho comprato su un sito online che adesso non mi ricordo il nome, ma me lo metto sotto nell'info box. Su Unifarco, adesso mi è venuto in mente, che produce prodotti per farmacia. E questa viene venduta anche nelle farmacie che hanno questi prodotti della farmacisti preparatori. Io non è la prima volta che compro di questi prodotti perché sono davvero molto validi, ma non avendo una marca hanno un prezzo contenuto. Questo latte credo che costi intorno ai 12 euro. Si tratta di un latte a risciacquo con glucosidi vegetali, deterge, tonifica viso ed occhi. Si tratta proprio di un latte detergente che però io uso come proprio latte detergente, lo uso per lavarmi il viso. È una crema
che a contatto con l'acqua diventa leggermente schiumosa, va a pulire benissimo. Io la uso sia la mattina che la sera dopo tutti i vari step di struccaggio e si sciacqua subito, ha una profumazione delicatissima e mi lascia la pelle incredibilmente fresca, con proprio la sensazione di pulizia e di detersione. È veramente fantastico. Mi piace tanto, mi sento di consigliarvelo. Chi ha occasione di trovarlo in farmacia, chi eventualmente vuole andare a vedere il sito, ma vi lascio tutte le informazioni nel box informazioni che trovate sotto questo video. Altro prodotto che, ahimè, sta per finire è questo dell'Oreal, che è un prodotto per capelli. Vedete, ha questa pompetta. Si tratta di uno spray per capelli. Chi mi segue sa che a me gli spray per capelli piacciono un sacco. Ed è la marca L'Oreal. Sì, ve l'ho già detto, L'Oreal. Si chiama Wild Stylers Techni Art. Scusate la mia pronuncia un po' ridicola. È un prodotto che probabilmente serve perché è scritto tutto tra inglese e francese, quindi faccio fatica un pochino a tradurre. Anche questo mi è stato regalato da mia sorella perché lei compra tante cose, poi ogni tanto fa un decluttering e lo porta a me. Se io trovo che siano prodotti interessanti, li tengo e li utilizzo, altrimenti no. Però questo l'ho provato e mi sono trovata benissimo. E vediamo se c'è scritto qualcosa di... Niente, vaporizzare sui capelli umidi o asciutti e separare con le dita e per un... Ah, quindi praticamente io lo metto a capelli bagnati, però si può mettere anche capelli asciutti per dare volume. Io mi trovo benissimo, i capelli restano puliti a lungo e danno proprio una sensazione di pulizia e di lucidità. È molto profumato, l'ho usato anche su mio figlio che ha i capelli un po' lunghetti e mi sono trovata molto bene, molto molto profumato e valido. Un bel prodotto per capelli, non so se sia ancora in produzione, ma sicuramente a me è piaciuto tanto. Ultimo prodotto è un prodotto per il corpo ed è questo della Barò Cosmetics. Se avete visto i miei video, lo sapete che io non è la prima volta che utilizzo questi prodotti, avevo comprato anche delle altre creme e delle maschere, grazie a un buono sconto di 50 euro che ho probabilmente modo di farvi avere ancora. Non sono sicura, però provate a chiedermi in privato o sotto nei commenti se vi interessa ricevere questo buono sconto per questi prodotti. Diciamo che questa azienda, la Barò Cosmetics, è un'azienda che produce i suoi cosmetici a base di uva del vino Barolo. Non mi era piaciuto né non tanto la validità del prodotto e la resa del prodotto, però aveva una profumazione strana che non mi piaceva. Ho provato questa crema per le gambe un po' così, perché non mi aspettavo nulla. Questo infatti è un gel gambe. Pensavo fosse anticellulite, invece, e invece no, è un gel rinfrescante per le gambe. Il classico gel a effetto freddo. Io, soprattutto in questo periodo in cui sono praticamente sempre ferma, ho dei problemi un po' di circolazione, ho bisogno tipo di sentirmi le gambe sgranchite, meno stanche, eccetera. E questo mi dà proprio un brio, proprio un brivido di freschezza. Ci vuole un po' di tempo perché si penetri nella pelle. All'inizio dà la sensazione di una pelle appiccicosa, ma continuando a massaggiare fino al completamento dell'assorbimento del prodotto sulle gambe, alla fine si hanno delle gambe veramente fresche, fresche, fresche e lisce. Questa sensazione di brivido fresco ti accompagna a lungo e dà la sensazione netta di gambe leggere. Piccolo, allora la profumazione è un po' mentolata e non ha la tipica profumazione degli altri prodotti della Barò,
che ha appunto questo retrogusto di vino che può non piacere, però ovviamente si tratta di prodotti all'uva di Barolo, per cui è ovvio che abbia un retrogusto di vino, questo sicuramente. Però in questo prodotto non l'ho riscontrato, infatti tra tutti i vari prodotti di Barolo che ho provato è quello che mi è piaciuto di più. Ha un po' un lato negativo, e qual è? Essendo un prodotto a effetto freddo e dal profumo mentolato, dovete, dopo averlo applicato, lavarvi subito le mani, perché se per caso vi toccate il viso, vi toccate gli occhi, brucia tantissimo, per cui va benissimo, usatelo solo sulle gambe e dopo lavate subito le mani, perché altrimenti rischiate di andarvi a toccare gli occhi e di farli bruciare. Volevo leggervi quello che c'è scritto dietro, vedendo se vi ho detto tutto oppure manca qualcosa, e c'è scritto: preparato cosmetico che unisce i polifenoli, essenze mentolate e canforate, in sinergia con i fitoderivati di mirtillo e uva, con eccezionali proprietà vasoprotettrici e defaticanti. Sicuramente defaticanti, sì. Grazie alla sua concentrazione e dal rapido assorbimento, è sufficiente applicarne una piccola quantità da massaggiare con movimenti circolari, partendo dal piede e massaggiando lungo la gamba, ottenendo un effetto immediato, e aggiungo anche un effetto duraturo, perché avrete questa sensazione di freschezza e di leggerezza per almeno mezz'ora, 40 minuti dopo l'applicazione. La sua conservazione in frigo ne esalta ulteriormente l'efficacia, e come dicevo io, lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso ed evitare il contatto con occhi e mucose, e questo sicuramente. Altro prodotto super consigliato. Questi erano i miei prodotti top beauty del periodo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!